Per scalfire le granitiche certezze del Trastevere, Guido Di Fabio sceglie Mili, De Gidio e Ripa in avanti contro la capolista. Parte meglio il Castelnuovo, si gioca a porte chiuse al Comunale. Ottimo lo spunto di De Gidio per la conclusione ad opera di Ripa, potente ma centrale, reattivo Semprini che risponde con sicurezza. Ma la prima occasione passa il Trastevere con Sannipoli che fulmina Grace, il Trastevere in vantaggio. 1-0, partita che si sblocca, lasciato però colpevolmente libero di colpire Sannipoli, anche se non tarda ad arrivare la reazione del Castelnuovo con personalità alla ricerca del pari. Le proteste di Foglia all'interno dell'area di rigore, insiste però la squadra di Guido Di Fabio che vuole chiudere sull'1-1 prima di rientrare negli spogliatoi, anche se arriva una brutta tegola perché c'è l'espulsione per Marianeschi, già ammonito per questo intervento a metà campo. Castelnuovo quindi ridotto in 10, ma non cambia l'atteggiamento, arriva il gol dell'1-1 con la deviazione decisiva di Ripa dopo la conclusione di Terrenzio. Pari meritato per il Castelnuovo con le immagini di Galvano Coppa, e nel secondo tempo potrebbe ribaltare il risultato con Alfieri che aziona De Gidio e serve l'intervento di Semprini per sventare la conclusione. Il colpo di testa di Ripa sull'appoggio di Alfieri, ma il Trastevere cresce e si fionda in avanti. Vuole il nuovo vantaggio la squadra timonata da Mauro Mazza, ed ecco l'espulsione per Ripa che protesta all'indirizzo dell'arbitro. Leccese Tommasi rimedia il rosso, dunque Castelnuovo ora in 9 uomini contro la capolista. Ma il Castelnuovo non soffre, anzi si propone ancora, qui protesta all'interno dell'area Pulsoni, ma ecco il gol del Trastevere, lo realizza Bai per la squadra Amaranto Celeste, la zampata della capolista che torna in vantaggio, anche se uno stoico Castelnuovo sfiora il gol del 2-2 sul calcio di punizione di Bolò, quindi a tempo scaduto la chance per Santilli allo stadio Comunale. Un buon Castelnuovo, il nuovo cede, ma di misura, in 9 contro 11 il Trastevere vince 2-1. Vabbè, ci arrabbia un po' per tutto, perché la mia squadra ha disputato una grandissima partita contro forse la squadra più forte di questo campionato, ma non abbiamo subito niente, abbiamo giocato con tantissima personalità, siamo rimasti in 10, in 9, fino alla fine ci abbiamo creduto, avendo un'occasione anche all'ultimo secondo, quindi segnali importanti da parte della mia squadra. Poi avete visto voi quello che è successo in campo, ma dispiace per quello, perché noi nel primo tempo abbiamo fatto un fallo con Terrenzio ed è stato ammonito, loro hanno fatto 7-8 falli della stessa intensità, non ammonivano e i nostri si lamentavano per non aver avuto lo stesso metro di giudizio, ammonivano i nostri, poi è stata la conseguenza delle espulsioni. Diventa difficile, un conto è che rimani 11 contro 11, quindi hai compiti, no, più specifici nei propri ruoli, rimanendo in 10, poi in 9 si sono sacrificati i lavori anche di copertura, è normale che poi non puoi avere la stessa lucidità che magari potevano avere se fossimo rimasti in 11. Mister, nonostante il doppio svantaggio numerico, a me è piaciuta molto la personalità del Castelnuovo, che ha sofferto pochissimo, a dire il vero. Quanto c'è da essere soddisfatti al di là di una sconfitta? No, no, io sono contento di quello che ha fatto la squadra. Mi sono anche incavolato per il fatto che per il gol subito del 2-1, perché in 9 non avevamo subito un tiro in porta. Abbiamo preso il gol su un fallo laterale, quindi a dimostrazione che se molli un attimo, ti deconcentri un attimo, alla fine lo paghi. Mi dispiace per questo, perché loro, gliel'ho detto anche dentro, hanno fatto una grandissima partita, però per come è andata, cioè il risultato non ci premia sicuramente, però sappiamo che questa è la strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera, perché contro la prima della classe penso che il Castelnuovo non abbia sfigurato. Ma ringrazio il mister per i complimenti.
Ma secondo me sì, non abbiamo fatto benissimo come in altre occasioni, però forse oggi la partita è stata un po' incanalata con molti scontri fisici, è stata una partita molto maschia, quindi a livello di contenuti tecnici secondo me potevamo fare molto ma molto meglio, però siamo contenti perché a volte vincere questo tipo di partite fa bene.